C'è un responsabile politico del disastro pugliese, un nome e un cognome, si chiama Michele Emiliano. Sulla Xylella, sulla TAP, sulla buona scuola, Emiliano è stato l'uomo che ha cercato di trasformare il Partito Democratico nel Movimento 5 Stelle, cioè lui ha praticamente consegnato la sua politica ai grillini. Matteo Renzi non ha dubbi e approda in Basilicata, ma non rinuncia a una stoccata a distanza nei confronti di Michele Emiliano, ancora alle prese con un rimpasto in regione il cui cerchio non si chiude. La segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, gli ha chiesto un cambio di fase e non la semplice sostituzione degli assessori dimissionari. Più facile a dirsi che a farsi, le strade che portano all'ex prefetto Antonella Bellomo e alla numero uno della Film Commission, Anna Maria Tosto, sembrano infatti sbarrate. Nel frattempo, gli ultimi scricchioli arrivano dai civici di Con, il capogruppo Giuseppe Tuputi lascia l'incarico e pure la formazione, mentre il suo collega ed ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, abbandona il ruolo di consigliere del governatore per le politiche del lavoro, eppure i recenti fatti di cronaca potrebbero portare all'uscita dalla giunta di Gianfranco Lopane, liberando così una maxi delega a cultura e turismo. Azione ha chiesto la rotazione di dirigenti, capi dipartimento e di GASL. I 5 Stelle attendono. Difficilmente basterà un giro di giostra per far rientrare la delegazione. Non commento le indagini giudiziarie, rispetto i magistrati e gli indagati, ma dico c'è un responsabile politico a prescindere dalle indagini. Il responsabile politico si chiama Michele Emiliano.